Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, Stefano Parenti, Personal Trainer Online a Praga. Oggi andiamo a parlare di come non sprecare i soldi con un endocrinologo, un argomento molto importante perché vedo sul mio gruppo Telegram, ma in linea generale, persone che faticano over i 30 anni, che magari soffrono comunque di ipogonadismo e via discorrendo, a trovare un ottimo endocrinologo che li possa comunque guidare nella propria TRT, nel proprio testosterone replacement therapy, e andiamo a vedere un po' tutti i punti anche per cercare il proprio endocrinologo, perché non è un'operazione facilissima, anzi è un'operazione molto complessa. Andremo a vedere comunque che la maggior parte degli endocrinologi, ma anche qui in Italia, ma anche in Italia, sono Repubblica Ceca, ma anche comunque in Grecia e via discorrendo, non faremo nomi specifici, ma chi ben vuol capire va a comprendere di chi stiamo parlando, qual è il più famoso in Italia e qual è il più famoso in Grecia che si occupano della testosterone replacement therapy. Semplicissimo, fate le vostre ricerche, lo trovate immediatamente su Google. Non offrono per niente assistenza, sono cambiati rispetto prima del loro avvento nei social media, perché come possiamo vedere ragazzi, i social media hanno distrutto anche le figure mediche. Una volta il dottore era una persona che era disposta nell'aiutare comunque il paziente, e lo guidava, lo ascoltava e era sempre comunque più o meno disponibile, perché comunque non sono mai stati sempre disponibilissimi, però quantomeno un minimo di disponibilità c'era assolutissimamente. E invece adesso sembrerebbe che comunque queste persone che prima che non erano famose avevano comunque un grandissimo cura per quanto concerne comunque i pazienti, anche i loro prezzi tariffari erano comunque modici, e adesso ovviamente hanno triplicato i loro prezzi, fanno telechiamate e consulenze telefoniche di 60 secondi rispondendo anche male, e ti liquidano in maniera molto semplice. Ma prima di iniziare, mi raccomando ragazzi, lasciate un like, un commento, seguitemi anche su Instagram per il coaching online, seguite comunque tutte le indicazioni in descrizione per andare ad iscrivermi al mio coaching online. Allora, quindi come cercare di non cadere in questi tranelli di queste persone? Innanzitutto un endocrinologo, perché mi sono riferito molte volte che uno dei due ha fatto praticamente, fa tuttora questa cosa. Uno gli chiede: mi può seguire in un percorso anti-aging? Subito gli manda un messaggio con i soldi che deve inviare al bonifico bancario. Assolutissimamente errato, sbagliato, perché non date soldi a queste persone qui che vi rispondono, che vi chiedono solo immediatamente soldi. Perché prima di chiedervi i soldi vi dovrebbe dire quantomeno cosa voi dovreste fare per fare comunque quella consulenza telefonica, che dovreste fare l'analisi del sangue, che tipo di analisi del sangue dovete fare. Non sprecate soldi con queste persone, perché stanno solamente cercando comunque di prendere subito il prima possibile i vostri soldi, poi sparire ragazzi. Ecco, non è che spariscono nel senso che non vi contattano più o che non rispondono alla vostra chiamata. Ma voi chiamate, loro vi dicono che cosa vuoi, neanche vi salutano, e voi vi deve cominciare a raccontare il vostro problema, l'analisi del sangue, e voi cascate dal pero. Vi dice: qual è l'analisi del sangue? Io le sto chiedendo appunto una consulenza per... ah, mi serve un'analisi del sangue, e voi non le avete fatte. Quindi mi raccomando, prima di pagare un endocrinologo, assicuratevi di chiedergli che tipo di analisi del sangue dovete fare per fare la visita, per fare la consulenza telefonica, per parlare. Perché se non gli chiedete, specialmente se è un endocrinologo che voi pagate la singola consulenza, è come buttare dei soldi nel water e poi scaricare, perché voi gli date, lui si prende i 100 euro, si prende i 150, i 250 euro, voi andate là, avete pagato solamente per farvi dire che dovete fare l'analisi del sangue e non avete avuto nessuna risposta. Quindi avete praticamente buttato i primi soldi della vostra prima visita. Poi magari invece dovete fare, vi farà uno sconto, successivamente vi farà un follow up, perfetto, ma voi invece di fare e di risolvere il vostro problema con una sola singola consulenza, già vi ha scippato due consulenze
lui è contento, voi un po' meno perché comunque uscite con ingenti soldi dalle vostre tasche in meno, però lui è molto sorridente e molto felice. Poi un'altra cosa che è molto importante è che il vostro endocrinologo deve essere preciso e chiaro nel dare comunque informazioni. Quando voi trovate una persona che, anzi siete voi a dovere comunque mettere la pulce nell'orecchio, come si suol dire, all'endocrinologo, allora lasciate perdere, lasciatelo subito quell'endocrinologo, perché dottore, ma come devo fare per mantenere la fertilità? Siete voi che mettete questo campanello d'allarme nell'orecchio dell'endocrinologo, ma che ci stiamo automedicando e lui deve praticamente rispondere, cioè mettere i pezzi del puzzle a nostra richiesta? No, l'endocrinologo deve avere un piano terapeutico ben preciso, quindi pretendete dal vostro endocrinologo un piano terapeutico che sia strutturato dalla A alla Z e sia comunque strutturato a seconda delle vostre richieste. E un'altra cosa che vi chiedo, che molte persone comunque vanno dall'endocrinologo dicendo: ah, io volevo questo e non mi ha dato quello. È un dottore, ok? Non è che andate al che una visita dell'endocrinologo corrisponde all'andare al supermercato e scegliersi quello che si vuole e poi andare alla cassa e pagare. Se volete un servizio del genere, non andate dall'endocrinologo, ok? L'endocrinologo è un dottore, una figura professionale che vi analizza in toto e vi guida in un determinato percorso che sia incline non solo alla vostra salute, ma anche in base al posto nel quale lui esercita, ragazzi. Non potete pretendere che lui vi dia delle cose che voi volete, come se voi andaste al supermercato a prendere comunque delle banane o delle mele, ragazzi. Con questo è tutto, mi raccomando, questa è l'ambulanza che passa, sempre come ricordo a tutti coloro che si automedicano che potrebbe accadere questa piccola sfortuna. E con questo è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao, alla prossima.